cosa che mi dà un po' fastidio è tipo ambiente, o per dire. Posso liberare un po' la zona qua giusto per vederci meglio? Cioè, mi togli gli alberi, no? Stiamo pagando, ma non stai facendo niente. Va bene. No, dovremmo mettere le piante per liberare un po' quella zona. Perché così mi danno discretamente fastidio tutte queste cazzo di cose. Arbusti ornamentali, vedi, mi toglie questo. Lo so che stiamo pagando, tipo, guarda là, 200.000 dollari per mettere gli arbusti ornamentali. Siamo arrivati a 280.000 dollari. Però, vedi, adesso abbiamo una visuale più sgombera. Credo che però si potrebbe fare anche eventualmente in questo modo, no? Singolo paesaggio. Demolisci o sposta gli oggetti. Demolisci mul demolizione multipla. Sostanzialmente è la stessa cosa. Tipo. Demolizione multipla. Vuoi davvero demolire l'edificio o oggetti selezionati? Demolisci. Ok, mi toglie tutta la roba da qua. Per carità, non è che mi dispiace, però troppa forestina qua. Vabbè, quello che abbiamo speso prima, mo ce lo ributtiamo. 600.000 dollari, vai. Allarga, allarga. Pure qua. Tutta sta foresta. Attenzione a non rompere i recinti. Vai, vai. Stiamo a spendere un po' dei milioni, però. Bravi tutti. Oh, vai così. Dobbiamo avere una visuale un po' più libera qua. A posto. Vedi? Mo già abbiamo più spazio per iniziare a lavorare sugli altri recinti. Ora. Altri edifici. Immagino che li potremmo fare anche qua dietro. Quindi senza che mi inizio a. Ad appostare in queste zone. Quindi vado a piazzare un recintino qui. Sempre. Eventualmente. Energia assente per il semplice fatto che. Ah, vabbè, là non ci arrivo. Ok, vabbè, poi ne faccio un altro. Ma pensavo fosse assente da qualche altra parte. Dritto per dritto ci famo. Così, piccolino? Forse sì. E il fatto è che, scusate, mo, per carità, spazio ne abbiamo qua e di là. Però i dinosauri richiedono comunque un po' troppo spazio, eh. Mi raccomando, ragazzi, se avete un appartamento, non conviene. C'avete il giardino, insomma. Ma con l'appartamento non va. Allora. Grazie Jimmy, grazie a Jimmy TSR per il Prime. Benvenuto Jimmy, grazie mille per il supporto. Spero primo mese di tanti in mia compagnia. Grazie caro e benvenuto. Benvenuto. Allora. Dove la piazzo sta cosa? Allora facciamo un'altra cosa. Ti faccio una stradina che prosegue qui, perché tanto qua mi sa che poi la foresta ce ne impossessiamo in modo abusivissimo, eh. E mi fai un'altra centralina anche qui eventualmente. Può andar bene anche qua. Grazie a te Jimmy, grazie per il supporto. Come sempre ragazzuoli.esclamativo Prime. Se avete Amazon Prime per l'appunto vi potete abbonare in modo totalmente gratuito al canale. Quindi punto esclamativo Prime, punto esclamativo Sub. Fate Vobis, fate Vobis. Andiamo a raccattare qualche. Si sono riposati quelli? Sono passati 2 minuti e mezzo, scusate. Scienziati? A posto, state belli freschi? Bravi tutti, eh? Bravi tutti. Allora, andiamo a beccare qualche bestiola qua. Là, secondo me, qualcuno in più ce lo possiamo mettere. Che cazzo sono sti cosi? Va pia questi, va. Valli a pia. Quanti te ne serve? Manda. Uno. E due. Durata 1 minuto e 30 ci mettono. Questa non te la porto, che non serve un cazzo. I Torosaurus. Questi spaccano di brutto, eh. Quelli li buttiamo là. Ce ne stavano 5, hai voglia.
5 qua dentro sono un po'. Non credo che stiano bene là dentro, però vabbè. Organizzeranno. Vabbè, io pure qua comunque posso fare altri recinti. Per quanto questa boscaglia mi è veramente d'intralcio, quindi diamo una ripulita pure qua, perché qua mo ci serve spazio. Qua dobbiamo. Fin dove possiamo arrivare? Terra nostra. Quanto spendiamo? 1.600.000? 1.700.000, vabbè, arrotonda. A posto così, che a spese mi sa che stiamo esagerando un pochino. Solo per distruggere tutto, tra l'altro. Fammi un'asfaltata qua da panico. Certo, costa un po' troppo abbattere degli alberi, cioè, parlando di diversi milioni, mi sembra eccessivo. Chi è che si è incazzato? Giovanotto. Vabbè. Albero bianco per cancellare gli alberi. In che senso? Sempre qui? Beh, natura, demolizioni, recinti. Vabbè, questo possiamo scegliere pure se vogliamo fare cose. Però va bene, dai, per il momento funziona. Però c'è il comando per togliere le piante. C'è una sagoma bianca di una pianta con una barra sopra. Dov'è? Dov'è? Dove l'avete vista la pianta con la barra? Sempre qui? Dite? Questa qui? Però questo rimuove il fogliame, credo, lì all'interno, non qua fuori. Invece sì. Vabbè, comunque costa uguale, mi sa, eh. Non vorrei di niente, però. Costa uguale. Guarda qua, abbiamo tolto questi quattro alberi, abbiamo speso 200.000 dollari, forse costa ancora di più. Sai che è meglio come facciamo prima, no? Attenzione, quanti ne hanno presi? Attenzione, uno è evaso, però quattro li abbiamo presi. Va bene. Torosauro, trasporta, stiamo parati. Sta per essere consegnato, questo lo piazziamo qua. Uno, Stiamo trasportando due, la risorsa. tre, quattro. Secondo me spazio è un po' poco, però siccome a noi non ce ne frega un cazzo, ne mettiamo un po' d'acquetta, vediamo che vogliono. Ma l'acquetta secondo me è pure meno, pure niente. E togli un po' d'acquetta qua. Guarda qua come arrivano gli elicotteri, bravi tutti, bravi tutti. Ma insieme agli altri, quelli già non c'hanno spazio per conto loro. Ci mettiamo pure questi altri Consegna 4. risorsa Succede un macello, confermata. mi sa. Anche perché, per quanto siano erbivori, non rientravano nel. Perché vedi qua, se andiamo a simpatia, ok, Trasporto detesta questi. consegna Certo, effettuato. magari ci togli solo questi e via. Però, non so, effettivamente. Sarebbe meglio metterci quelli che amano. Vedi, questi già si stanno a pestare tra di loro. Magari ci mettiamo quelli che si stanno simpatici. Allora, mandiamo il GPino. Anzi, no, andiamo noi, dai. Controllo diretto, bravi tutti. Anche qui. Binocolo e razzo. Allora, andiamo a controllare noi per la prima volta, signori. Andiamo noi, così facciamo delle fotine. Ma questi sono venuti a controllare. Oh, attenzione, attenzione. Abbiamo il freno a mano? Abbiamo sì, guarda qua. Allora, giovanotti. Guarda qua. Pataflim. Ci ripaghiamo un po' di spe. Com'è? Così poco? Insomma. Vabbè. Modalità mira. Aspetta, giovano. Vabbè, mira. Ci stiamo Risorsa sui denti. confermata. Malattia diagnosticata pure, eh? Controllo Cazzo, li risorsa prendiamo tutti completata. malati, sti dinosauri. Mannaggia. Per carità, li curiamo, però sono soldi. Noi qua dobbiamo fare moneta. A posto. Controllo completo. Vabbè, levati dal cazzo. Toglietevi questa gippetta. E mettiamoci pure questo. Lo mettiamo qua. Ci mettiamo sempre questa gippetta. Che eventualmente gli aggiungiamo anche questa attività. Poi magari prendiamo pure un'altra gippetta. Ma sti cazzi. E ci dovremmo mettere anche cioè quello per andarli a vedere, se no giustamente non monetizziamo la presenza di dinosauri. Quindi lo mettiamo così. E beh sì. A posto. Stradina. Da qua, qua e poi qua. Ok.
qua. Allora, innanzitutto vediamo quali sono i loro bisogni. Acqua, vigore, tacco punta. Vogliono della foresta e delle fibre basse. Mi sembrano già troppo pretenziosi. Allora, fibre basse. Le fibre basse te le metto qua. Ok, fibre basse stanno a posto. Foresta, te la metto qua. Guarda come te l'è spata prima. L'acqua va bene, no? Cazzo. A posto, no? Un altro po' di forestina? Cazzo, però è troppo, troppo foresta, dai. Come cazzo si fa? Ma pure per noi che giochiamo. Io come cazzo faccio a vedere se quelli stanno là? Vabbè, comunque va bene. L'acqua mo gliene metto un po' qua. Attenzione, Riss. Quello si è già curato da solo. Ah, ok. A posto, dai. Vediamo quest'altro che prendiamo. Cioè, comunque chiediamo a tutti perché magari a uno non gli piace. Allora. No, dai, che stanno bene. Stanno freschi, ideale, 100%, top. Allora, che malattia c'hanno? Anchilostomiasi. Quindi, non so se volete andare a controllare. No, che cazzo è a controllare? Cioè, comunque ce l'ha detto che malattia c'hanno, quindi tanto vale che andiamo a ricercare un attimino. Cura con dardo. Allora, disinfetta una mangiatoia infettata. Requisiti per sbloccare. Disinfetta una mangiatoia infettata. E che cazzo ne so come la disinfetto? Scusa, la mangiatoia infettata non ce l'ho mica. E come faccio? Allarme tempesta? Ecco, qui potrebbero essere cazzi. Qui potrebbero essere cazzi. Oddio, in realtà io potrei fare. Come funziona la tempesta? Allora, intanto riforniamo questo di carburante. Posso rinchiuderli. Dove cazzo stava quello? Non mi ricordo. Metti in pausa. Ci stava un edificio dove questi si andavano a rinchiudere, ma non mi ricordo qual era. Forse non ce l'abbiamo, semplicemente. Allora, qua è successo qualcosa, tra l'altro. Ah, si è scassato questo. Ok. E qui sta succedendo qualcosa. Allora, aspetta un attimo perché adesso devo mandare. Ma ci mancava pure la tempesta. Cioè, vabbè. La dobbiamo far passare nel mentre Gli poi. animali sono preoccupati, dovresti esserlo anche tu. Vattene a fanculo, scusa, che faccio? La tempesta sta sfonda tutto, è normale che sono preoccupati. Dov'è la Gippina? Ma vabbè, di Gippina, scusa, ne posso comprare un'altra, per favore? Squadra di guardiani. Compriamola un'altra Gippina, no? Che livrea abbiamo? Solo questa, vedi che barbonata. Miglioramenti sbloccati, scanner avanzati. Riduce il tempo di scansione dei dinosauri del 90%. Bah, oddio, relativamente utile.
Dobbiamo rifornire di carburante sto coso. Abbiamo fatto il pieno di cibo qua. Vabbè, comunque diciamo a questi di andare a ad aggiungere un'attività che eventualmente sarebbe quella di aggiustare la recinzione anche qua. Mandiamo un attimo avanti. Poi aggiustatevi pure qua. Nostra attività piena. Fanno finire i cazzi. Quella l'hanno fatta. Poi fate pure questa. Poi fate pure questa. Vediamo. Questa. Forse ce l'hanno fatta però, mi sa che non è scappato nessuno. Bene così. Eh no, ci avevo pensato a mandargli qualcuno che lo sedasse, ma effettivamente abbiamo fatto tutto in modo abbastanza veloce e sportiveggiante, quindi bene così. Ma pure loro si trovano bene, sanno che li trattiamo bene, quindi non scappano neanche. Questi nel mentre si sono curati da soli. O sbaglio? Sono vulnerabili. Però al momento stanno bene. Vabbè, meglio così. Quindi questa me la puoi pure togliere come. Vediamo se ce la toglie da qua. Se sono curati, li abbiamo sfamati bene. Dai, li abbiamo sfamati bene. Va bene, allora sta di fatto che dobbiamo completare la sede di FV aumentando la valutazione delle risorse. Ok. La sede del DFV, aumentando la valutazione risorse, aumentando la valutazione risorse della struttura, inviando spedizioni. Sì, vabbè, dobbiamo semplicemente fare altri recinti, altre bestie da prendere. Ok, va bene. Ed eventualmente, sto cercando di capire, forse qua conviene espanderci un pochino. Possiamo fare, iniziare a fare altri recinti anche qui. Solo che magari una strada. Famo prima una strada qua. E qua sotto, perché là, insomma, con tutto quello spazio, farne una sarebbe un po' pochino. Anche perché non credo tutti i dinosauri siano così cacacazzi come questi che hanno voluto milioni di chilometri. Potremmo farlo. Oddio, sì, per lungo si potrebbe fare comunque. Vedi questi qua come stanno belli tranquilli in questo piccolo spazietto. Non tutti sono così rompicoglioni. Quindi partiamo facendo un recinto discretamente piccolo. Perché, oh, non tutte le specie richiedono troppo spazio. Quindi possiamo pure azzardare a fare un recinto un po' più piccolino, poi vediamo se stanno stretti, allarghiamo. Si fa sempre in tempo ad allargare il recintino. Peccato che non riesco a farli dritti, sti cazzi. Ah, così ce li fa piegare con. Vabbè, maiuscolo, posiziona. Modalità demolizione, sì, però non. A parte curvarli. Magari metterli anche dritti per dritti sarebbe una buona cosa. Comunque, guarda qua che schifo che è uscito. Vabbè, mettiamo un altro baracchino di questi qua. Magari. Piazzo qui. Piazziamolo qua. Che non si sa mai che poi possa servire anche. Rifornisci. Fai il pieno pure a questo. Così per un po' stiamo parati. Facciamo un altro il cancelletto.
No, recinzioni al momento ne abbiamo un solo tipo, poi più avanti, quando sbloccheremo la ricerca, potremmo fare, immagino, anche quello del... Aspettate. Quello elettrificato, insomma, tutti gli altri baracchini necessari. Facciamo quello per studiarli, magari lo piazziamo qua che sta già sulla strada, almeno poi comunque pure se prende sia questo che quell'altro, magari. Questi cazzi inciuminti. Stradina anche qui. Ora abbiamo fatto. Andando per le lunghe. Un pochino, ma ci sta. Vabbè, intanto mandiamo qualcuno a raccattare qualche altra bestiola. Vediamo. Qua cosa è stato avvistato? Due Baryonyx. A New Orleans. E che fai? Non li prendi i Baryonyx? Questi sono incazzosi. Allora, fammi. Scusa, anche dall'anteprima. Fammi vedere ste bestie. Vedi, questi sembrano già... questi sono piccoli e stronzi, lascia fare. Quelli piccoletti sono... belli stronzetti. Ecco, il brachiosauro... già ce l'avevamo, sbaglio. Cioè, nel senso, l'avevamo visto. Però il brachiosauro... il brachiosauro ci potrebbe stare. Quanti ce ne stanno? Uno... Vabbè, uno possiamo pure mettere coppia con qualcuno. Brachiosauro. Erbivoro. A voi vi stanno sul cazzo il brachiosauro, no? No, il fatto è che poi ci dobbiamo mettere altre tipologie di piante. E quindi questi già non c'hanno spazio che si lamentano. No, ci possono stare insieme, ma non... Grazie Ilna Civera, grazie mille per gli 11. Grazie mille, manca un mesetto. E poi prima Candelina, attenzione. Perché se vede grande. Grazie, grazie mille. Buon lavoro, allora, buon lavoro. Di sottofondo un po' di sportiveggianza che ci sta sempre bene. Non lo so, Saverio, non ne ho la più pallida idea. Brachiosaurio dici che. Vabbè, però sta da solo. Sì, per carità, lui... immagino che voglia un po' di spazio libero, però... vediamo. Sta di fatto che nel mentre noi qua possiamo demolire queste cose qui. Com'era? Così? No, come cazzo? Scusa. Sì, questa roba qua la possiamo pure togliere. Vai, 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 che qua pure ci serve spazio. Non dobbiamo più altre bestie. A quanto stiamo? Mezzo milioncino di cose da togliere, va bene. Arrotondiamo qua e via. Patapim. Milioncino. Passa la paura. Allora, andiamo avanti veloci così almeno ce lo portano. Grazie Zoom, grazie per i 23. Grazie mille, grazie mille. Lo potremmo mettere anche lì dietro il brachiosauro. Mo ce la studiamo un attimo, mo ce la studiamo un attimo. Nel mentre, sì, qualcosa qua dietro comunque possiamo già iniziarla a fare. Anche così. Poi mi dice che, vedi, me la fissa così, ma così sarebbe storta, quindi perché cazzo me la fissa così? Eccessivo. Non saprei perché poi comunque non... le prime volte che ci giochi giustamente si azzarda. Lo mettiamo qua che è un po' più grande. Il brachiosauro sì, è bello massiccio, quindi... Il fatto è che è solo uno. Magari... Trasmissione in arrivo. Cattura dinosauri, va bene. Nessuno è evaso, continua. Oh, vabbè, se... possiamo pure provare una cosa. Se è troppo piccola, lo addormentiamo e lo buttiamo qua, sti cazzi. Penso che sia effettivamente un pochino piccola, però... Oh. Si può sempre spostare, non credo sia un grosso problema quello. Dai, buttami sto brachiosaurio Il qua su. trasporto della risorsa è stato completato. Ok, sparaci la GP. GP, na!
Ma io mi ricordo che, scusa, io vorrei dire una cosa. Squadre guardiani. Come cazzo si faceva a mettere la seconda squadra di guardiani che l'altra volta l'avevamo fatto? Non l'avevamo fatto? A me mi pare di sì. Mi ricordavo. Comunque, vabbè, aggiungiamo attività a sti poracci che stanno a fare un sacco di cose. Devo dire. Planet Zoo forse era un po' più complesso. Un po' più complesso. Vabbè, intanto andiamolo a studiare, poi vediamo. Una malattia non diagnosticata. Allora, qual è il problema di elettricità? È finita la benza? Beh, basta dirlo. Tanto comunque non è elettrificata, quindi. Fai il pieno, mezzo milione di dollari che non lo fa il pieno. Lo devo dire io. Allora, mandiamoci i medici a controllare questo qua, che tanto comunque si curerà da solo come gli altri, perché una volta che vieni qua nel nostro parco ti trovi sicuramente a tuo agio. Allora, cibo, acqua, vigore, salute. Vabbè, a parte quello, zona. Acqua, frutta, guscio, foresta. Allora, vabbè, tutto fattibile. Le metto. La forestina. No, la forestina la mettiamo di qua. Guarda come foresto tutto. Questo è il cazzo, mi sa che non è niente. Sa che va spostato, ok. Foresta, 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 dai che ci riusciamo. Spara la foresta, spara la foresta, basta, non si può più forestare, vabbè. Frutta a guscio alta dovrebbe essere questa. Frutta a guscio bassa e alta. Però mi toglia la foresta così, sì. Ma secondo me è troppo piccolo pure questo per sto stronzo. Sì, però è uno solo, dai, non si può lavorare così, eh. Con quale rottura di cazzo? Uno solo, dai, trovati la tua sistemazione, la tua vita. Non rompere i coglioni. Dobbiamo arrivare a 3.000 punti, 3.000 punti li facciamo tra 10 anni qua. Se ognuno ha già le sue pretese, qua non andiamo da nessuna parte, signori. Guarda qua, dobbiamo fare una cosa del genere, mi sa. Se basta. Qua dobbiamo andare un po' di sguincio. Ci potevamo allargare pure qua, perché tanto ormai qua chi cazzo ce va poi. Vabbè, comunque. Vediamo se costruiscono al volo questa. Bravi tutti. E demoliamo. 2, 3 e 4. Ok, e torniamo da. Oddio, si è spezzato la tibia? Ferito, lacerazione. Non rompere il cazzo, mo, eh. Avvelenamento da felci aguiliche. Che abbiamo messa noi? Vabbè, rompessi i coglioni. La frutta a guscio, va. Sta esagerando pure. Con quale pretese? Vediamo la frusci. La fruscia. La frutta a guscio alta. Che apparentemente non sta aumentando. Quindi va bene così. Me ne frega niente. Vabbè, di media comunque a suo agio, eh. 75% ce lo facciamo bastare. Non è che posso occupare tutto per sto stronzo. E vabbè, comunque si è spezzato la tibia, quindi. Avvelenamento, lacerazione causa combattimento. Ma con chi? Causa combattimento, provoca affaticamento, perdita di salute e infine la morte. Richiede cure mediche. Ok, io ti posso anche curare. Cioè, almeno. No, non lo posso curare. Come cazzo lo faccio a curare così? Aggiungi attività.
Cura e scansiona. Ah, no, forse lo curano pure. Dov'è che manca la benzina? Qua? Poi dobbiamo mettere un box pure qua che non abbiamo ancora messo. Il box te lo metto qua, questi cazzi. La gippina non so dove sia, ma segnamela, aggiungi l'attività e la metti pure qua. Poi troveremo il modo per metterci un'altra jeep, ma al momento non so come si faccia. Vediamo se ce lo curano. Qualcosa gli hanno sparato, però non ho ben capito se abbiano fatto qualcosa. Consegna la struttura. Sede e trasporta una struttura paleomedica. Ok. Quindi, aspettate che mi ricordo sta cosa che ce l'aveva fatta fare nell'altro. Struttura paleomedica ce l'abbiamo. Quindi andiamo con l'elicotterino. Controllo diretto, ci penso io. Me lo vado a sedare io. Don't worry. E poi lo lanciamo nella struttura medica. Allora, prima di tutto ti scatto una foto. Pataplim! Guarda come ci guarda con stile. A posto, invia, soldi. Dopodiché, mira. Lo sta? Aspetta, eh. Pam! Pam! E tanto questa voglia sedarla. Pam! Posto? Vediamo. No. Pam! A posto. Sedato. Ora, per trasportarlo mi sembra che ci voleva direttamente dalla struttura qua, come cazzo funzionava? Non mi ricordo. Come si caricava? Spedizioni. F, aspettate. Era nascondi dinosauro. No, però a parte questo ci doveva stare pure. Ah, eccola, trasporti. È vero. Vedi qua quando non giochi da un po'. Allora, chi te serve? Un medico? Ci abbiamo la signorina che è la signorina e quest'altro. Tutte e due dovete lavorare insieme Viaggio per il perché recupero della risorsa. si può fare. Recuperate la risorsa, curatemelo. E nel mentre mi sa che dobbiamo andare a fare comunque un'altra spedizione. Ma non abbiamo. Inizio trasporto risorsa. Dove è un altro scienziato qua? Allora. Genetica, benessere e logistica. Genetica, per il momento credo che non ci serva. Cioè, poi servirà sicuramente, però. Logistica 4, benessere 3. Cinque, dieci, sei. Vabbè, comunque questo sta. Vabbè, piamo il signore qua, va. Tanto, a parte che prendi big money, per dire, però. È di livello 3, tra l'altro. Non ha segnato, al momento no, non si è assegnato, ma mo vediamo. Allora. La risorsa è stata consegnata. Mo la curate, no? Linea teorica. Ok, sì. Un minutino e ci dovrebbero curare il Brachiosaurus. Nel mentre noi andiamo a cercare altre bestiole in giro per il mondo. Tipo, allora, tre Diplodocus. Allora, i Diplodocus, secondo me, da qualche parte con gli altri li possiamo pure mettere. Non li metto insieme con questo Diplodocus, vai.
Bravi tutti. Tanto immagino. A te te stanno su cazzi di Diplodocus, Giovano. Vabbè, dobbiamo aspettare. Saluto, saluto a chi va. Quelli anchilosauri, dici? Anchilosauri ce li avevamo. Leva sto cazzo di coso. Gli anchilosauri però forse qua ci possiamo pure allargare un pochino. Tanto alla fine qua non ce la riesco a fare in altra gabbia. A meno che non la faccio da qua fino a qua sotto, ma... Cioè, scusate, noi abbiamo iniziato che abbiamo fatto questa piccola gabbietta qua per questi che stanno una favola. Questi stanno una favola. 100% e 100%. Non vogliono niente. Proprio stanno nella pace dei sensi. Mo' siamo arrivati qua per fare tutta sta cazzo di baracchinata per uno stronzo che... Che si spezza pure le tibie combattendo contro chi? Vabbè. Cura riuscita. Trasporta, ributtamelo qua. La risorsa richiede recupero. Vai, recupera, recupera. Casmosauri con gli... no, mo, troppi nomi, troppa confusione al momento, quindi... Mo' vediamo, se non gli stanno sul cazzo... Mettiamo qua. Grazie, Daniele, grazie per i 21. Anche perché a questo gli abbiamo fatto tutto sto spazio, mo' se quelli vogliono magari mangiano pure uguali. Segna completata. Completa cattura di Nova... Ah, biondo! Aspetta un attimo, cazzo, fammi leggere. Ah, uno è pure evaso. Ma dimmi tu. Allora, facciamo una cosa. Sì, Diplodocus sta per essere consegnato. Diplodocus, dammi 2 minuti un attimo. Fammi vedere se gli stanno sul cazzo. Non particolarmente li ama, però. Vediamo un po'. Diplodocus, ti piace? Io vorrei mettere che, tipo, proprio che si amano, ma non si amano. Non si amano. Voi che qua state imboscati, dove stanno imboscati queste figure? Che cazzo li vede qua dentro? Possono essere pure morti, ma... Il Diplodocus, può piacere, eh? Non gli piace il Diplodocus. Vabbè, allora lo buttiamo qua dentro. Tanto 3 ce ne porta, mi sa, no? Forse è pure troppo grande, però. Va bene. Abbiamo comunque ben 5 milioncini, eh. Certo, noi dobbiamo... Scusa, a sto punto... Va bene, nel mentre che mo tra 2 minuti mi dovrebbero ridare pure quelli. Casmosaurus. I Casmosaurus, guardi, li prendiamo. Li prendiamo. 1 e 2. Bravi tutti. Casmosaurus li prendiamo. Casmosaurus credo che ha bisogno di foresta. Vabbè, rotto il cazzo. Sì, trasporta 2 ce n'ha dati in realtà. Scusa, se si mangiano la stessa cosa. Tu buttali qua, poi nel caso se rompono i coglioni li buttiamo da un'altra parte. Ma... La risorsa è stata recuperata. Vediamo un po'. Poi ce li studiamo. Datemi la gippetta. Aggiungi attività. Fammi a studiare questo. Consegna risorsa confermata. Sì. Slot attività pieni. E toglimi un'altra attività e fammi questa, vai. Allora, vediamo. Ha bisogno di foresta pure questo. Però per il resto comunque stanno pure bene. Condivide con Brachiosauro e non gli piace più di tanto. Però se ne deve fare una ragione, perché comunque questa... vuole la frutta alta e la foresta in più. È discretamente disagiato. Ah no, proprio non vuole convivere. No, niente, non si può fare.
questi li hai catturati. Ok, però mi devi dare 2 minuti, ma anche di più. Allora, fermi un attimo perché questi se stanno sul cazzo, quindi non si può fare. Dammi l'elicottero. Controllo diretto, andiamo ad abbattere questi. Patapim. Patapam. Pataflink. Sotomayor. Allora, uno è andato. Mo. Abbattimi pure questo. Me ne dovete andare, tanto abbiamo capito che non vi state simpatici. Allora, andatevene a fanculo, ognuno per la sua strada. Bravi tutti. Ora. Trasporto. Prendimi questi due caciottari e buttameli qua. E poi mi pure quest'altro e mo butti qua. Poi mettiamo le cose. Allora, mi hanno preso pure quegli altri baracconi. Quegli altri baracconi, dove li mettiamo? Dove li mettiamo? Dove li mettiamo? Qua di lato. Dove cazzo li vogliamo mettere per forza? Mi fai sto sentierino che prosegue con stile verso qua su. Oh, questa zona qui. Ed eventualmente mi fai un altro recintino qui, che sennò tra 2 minuti mi arrivano pure quelli che vogliono. Aspetta, dove possiamo arrivare fino a qua? Non è neanche tanto in realtà. Stiamo trasportando la risorsa. Trasporta quello che te pare, io qua devo fare un attimo una cosa. Dammi 2 minuti, cazzo. Vai un po' di curva qua. Bravi tutti. Poi cancelletto, tacco punta. Elettricità non ci arriva? Arriva un po' qua, ma non ce ne frega La un risorsa è cazzo. stata trasportata. Allora, bravi tutti, la Il risorsa me trasporto l'hai della piazzata risorsa è qua, stato quindi che completato. si sente solo. Allora sei un figlio di puttana. Prima che stavi in compagnia ti lamentavi, mo si sente solo. A parte che siete due, quindi che cazzo ti senti solo? Ha bisogno di foresta. La foresta te la posso pure dare. Allora, ti do. Vediamo un attimo. Un po' di acquetta. L'acquetta te la metto qua. L'acqua va bene. Frutta alta. Foresta, un sacco di foresta, vogliono pure sti stronzi qua. Questo non te posso fare. Forestona da panico. E ce l'avete. Mo metto la frutta alta e si incazzano perché è giusto così. Mettila un po' qua. Un po' di fruttina. Tolto la forestina? Abbastanza, abbastanza. Pure questi sono un po' dispendiosi, un po' rompicazzo. Vabbè, comunque, ideale, 100%, a posto. Bravi tutti, stanno bene così. E va bene. Aspettiamo che mi consegnino pure questi altri. Trasporta. Pam, Trasporto pam. risorsa in Comunque, corso. completa la... qua siamo sempre a pensare, aumenta la valutazione risorse. Petizione per catturare la nave assicurandoti che siano comodamente rinchiuse e visibili agli Conferma consegna operatori. risorsa. E qua si abbassa la situazione invece di aumentare. Non ho ben capito, ma va bene. Tutto bien, tutto bien. Allora, il gippino sta gippinando. Certamente non ci stanno. Vabbè. Mi servirebbe attività, pattuglie. Boh, aggiungi attività. Vabbè, fammi controllare questi pure. Uno e due. Slot attività pieni, dai. No, Kena, non credo di proseguirlo. Penso proprio di no. Bello, ma non mi ha preso abbastanza da continuarlo. Almeno non in questo periodo.
Aspetta, controllami pure questo, già che sta qua non mi fa... Questo ha bisogno di foglie basse. Foglie basse, spazio aperto ce n'ha pure troppo e acquetta. Va bene, allora ti do un po' di acquetta. L'acquetta te la piazzo al centro qua, ti è. Beccate sta acquetta. E pigliati un po' di foglie basse qua. Qualche altra foglia bassa, solo queste? A posto così? Forse gli piace anche un pochino di foresta, possiamo dirlo. Poi della forestina, te la metto qua, nessun problema. Comunque sta al 100%, quindi bravi tutti. Dobbiamo mettere quello per dargli un'occhiatina, magari. Ci va qua? Non credo proprio. Non credo proprio. Devo mettere così. E farci la stradina. A posto. Pure questo deve essere controllato. Oltre al fatto che effettivamente devo costruire un'altra baracchina qua. Conviene che la metto qua. E in realtà me ne servirebbe pure un'altra. Il problema centro sposta squadra guardia. Signore, io faccio un altro centro di risposta perché non so se posso fare. Io mi ricordo che potevamo fare un'altra gippetta, ma siccome non so come si fa, faccio direttamente un altro centro di guardiani. Sti cazzi, ci lo metto. Perché quello non può fare tutto, quella gippettina. Facciamo così. Io mi ricordo... O era il primo che si potevano aggiungere le jeep, ma a me sembra una stronzata. Che cazzo è successo? Finita la benzina? Scusa, ma non mi puoi avvisare un po' prima quando sta a finire la benzina, cazzo? Allora, vabbè, st'altra gippetta ci aggiungo uno e due. E poi quando faremo gli altri aggiungeremo anche gli altri. Quell'altra se farà il suo giro. Anche se effettivamente questa gippetta nel mentre potrebbe anche andare a controllare. Allora, in linea teorica quelli quando entrano qua dovrebbero controllarli questi, no? Però apparentemente non stanno controllando un cazzo niente. Quindi io magari a questo gli metto un po' di controlli manuali. Scusa, questa non l'è attivata? Clicca proprio sul cervello. Nessuna squadra di guardiani. Allora, la squadra di guardiani te l'avevo assegnata. Vacca puttana. Solo che nel mentre poi li ho mandati a fare anche altro. Non è che ci aggiungo l'attività, ma... Ok. Qua ce l'ho assegnata. Vabbè, una volta che hai controllato quelli, vai a controllare pure questo. Vai a controllare... un po' random, come te pare. Pure questo non controlla nessuno, poverini. Tac. E via. Sì, può essere pure la ricerca, però non era ancora sbloccata al momento, quindi credo che ci voglia parecchio per arrivarci. Per il momento un'altra cosa che eventualmente possiamo fare a livello di ricerca. Allerta meteo struttura, limite scienziato, migliora l'applicazione degli edifici, prevengono danni causati dalle tempeste. Agli edifici, però non ai reti. Miglioramento applicabile agli edifici, migliore prestazione delle squadre del parco. Formazione avanzata della struttura. Boh, oddio, si possono pure fare, dai, sti cazzi. Quanto vuole? 9 di quelle. Ci dobbiamo mettere tutti questi. Vai.
Che cosa abbiamo? Database. Vabbè, qua non stiamo a gigioneggiare troppo con il database. Sta di fatto che qui aumenta molto, ma molto lentamente i punti, eh. Allora, quella ricerca l'hanno completata, quindi in linea teorica possiamo fare anche questa. Questa già si è rotta il cazzo, ma non mi interessa. Lavoro e non rompere i coglioni. Poi va in vacanza. Quella va troppo spesso in vacanza, comunque. Non vorrei dire niente, ma... La signora è un po' sfaticata, eh. Possiamo dirlo? Diciamo. Man mano che si è malcontento, assegna attività ai scienziati con un livello di malcontento elevato, si otterranno... Che ne riduce l'efficienza. Concedi regolarmente un po' di riposo. Sì, ma il riposo, a parte che si vedono la manica adesso. Ricerca miglioramenti per gli edifici per agevolare i processi scientifici. Cosa ne ricaviamo? Nuove opportunità per il parco sul fronte dinosauri ed esibizioni. Saria Newbold prova scontentezza. E sti cazzi ci ometti? Con quello che prendono i soldi. Ok, va bene, andiamo a sti scienziati sfaticati, nulla facenti. Guardali qua. Scontenta? Sei in vacanza con 75.000 dollari. Volevo vedere se torni bella fiera, felice. E li mortacci tua. Solo questa non è mai scontenta, perché alla fine non fa mai un cazzo. Questa cura, ma... relativamente. Aspettiamo ancora un pochino. E... Vabbè, che tra un po' di... Ci salutiamo anche, che abbiamo fatto un po' tardino, un po' tanto tardino, un po' troppo tardino. E per il resto... Vabbè, comunque i dinosauri stanno bene, ma... Stanno tutti belli. Continuano solo ad attaccarmi le portiere delle mie Jeep. Cambiamo un quantitativo di Jeep, ma soprattutto portiere, soprattutto portiere. I soldi li facciamo tanti, obiettivamente non so come li facciamo questi soldi, non ne ho la più pallida idea, ma va bene, non mi faccio domande sotto questo aspetto. E... Rifugio d'emergenza, ecco, questo ci potrebbe essere utile. Un rifugio d'emergenza qualora ci fosse una tempesta o altro... qua mi indica il traffico di persone, diciamo così. Quindi lo piazzo qua così, magari. Lo metto in zona dove ci stanno più persone. Inutile che lo metto a chilometri. Dove sì, non c'è traffico, ma non ci stanno manco le persone che si rifugiano, quindi. Per il resto qua l'ho messo questo... No, qua non ho messo quello per guardare le bestie. O sbaglio? Qua l'ho messo, ma qua no. Guarda, preciso, l'abbiamo fatto sto cazzo di coso della tempesta. Rifugio. Apri il rifugio. Apri tutti i rifugi. Ma ci stanno andando al rifugio? Sì. Struttura, porca la troia puttana. Un edificio è stato danneggiato, la tempesta va riparato. Dammi un attimo, se mi toglie... Allora, piami la gippetta, che non so dove sia, ma la prima cosa che devi fare... Allora, al momento levami ste attività, poi te le rifai dopo, ma non mi rompere il cazzo, ma devi andare a riparare... Tutte queste cose. Sentiero non collega, quale sentiero... Questo. Ah, ma solo quello c'è sta. Dove è andato? Sta riparando? Ah, ma questo si è rotto, mica la rete. Personale, la tempesta sta... Ok. E... Va bene, rifugio. Non credo ci sia nessuno, quindi lo possiamo anche... Possiamo chiuderli. Ah, quando li apriamo vanno qua, quando li chiudiamo se ne vanno dalle palle, va bene. Mi faccio la stradina per questo qui. La devo fare un po' storta, ma... Dritta, tacco,
punta. Ok. Dopodiché, la gippina che io ho mandato qui a riparare, credo abbia riparato, ma quelle altre cose gliele ho proprio tolte di attività, quindi facciamo che un attimo controlla qua, poi si ripiazza qui come di consueto. E pure qua, ok. Qua pure gliel'avevo tolta, vabbè, qua ci mando quest'altra, dai. Tutti vanno allo stesso. Fammo così e buonanotte. Ok. Siamo a 2992. Manca uno sputo sostanzialmente per ricevere altri bonus. Cioè altri bonus. Completare questa missione in realtà. Ce la facciamo a farlo? No? Questi punticini ce la possiamo fare? Vogliamo ricercare qualcosina? Può essere utile? Allora, andiamo a vedere un attimino lato benessere. Che fanno la fare la recinzione elettrificata. Sì, va bene. Mettimici questo qua da solo. In sportiveggianza. E buonanotte. Recinzione elettrificata media. Stiamo facendo. Poi facciamo anche l'altra. E buonanotte. Perfetto. Sabino. E recinzione elettrificata grande. Ci mettiamo 9 punti. E un... Ma questa sta... Perché sta così? Non lavora mai. Dovrebbe essere così stressata. Dopodiché, queste recinzioni, qualora io volessi fare ora disponibile, recinzione separa i dinosauri da operatore, eh? Vabbè, quindi in automatico la passa a livello 2. Come funziona? Cioè la passa a livello più alto, fai te? Ah no, fai così, livello 3. Ok. Però non posso fare l'upgrade a queste, o sbaglio? Dobbiamo togliere e mettere questa, ok. Così come adesso dovrebbe esserci anche quella di livello superiore. Livello 4, sì. Dovremmo... scassare e rimettere. Sostituzione... Ah no, aspetta, sostituzione attiva? Fermi tutti. Sostituzione attiva. No, c'è sta. Stavo concentrato su questo, quindi non avevo letto semplicemente sotto. Però sì, ci sta. E... beh, facciamo. Nel mentre me la smontate questa o... possiamo stare un attimino più tranquilli. Intanto si sta abbassando invece i punti che avevamo prima. Molto bene. Non mi piace la recinzione. Vai, vai. Upgrade. Troppo vicino al dinosauro. Il dinosauro si può pure togliere dai coglioni, però. Pure questo è troppo vicino al dinosauro. Niente. Vabbè. So soldi, però. Ovviamente non so se c'è la possibilità di farli scappare questi mentre stanno a fare sta cosa, però. Confido che stiano lì dentro. Sì, i punti stanno calando clamorosamente, ma sti cazzi. Riguardo solo i dinosauri, a livello di comfort, se un dinosauro esce dal raggio della galleria panoramica, scende il valore. Lo so, però è... cioè siamo riscesi in un attimo a 2000. Che rottura di cazzo, eh. Metto le altre gallerie panoramiche semplicemente in modo tale. Energia assente. Ho capito, dammi un attimino. Dov'è? Questa. Il pienone. E via.
1.800 addirittura. Scusa, questa è panoramica qua. Questa è... Che cazzo di panoramica fa questa, scusa? Vabbè, l'energia l'abbiamo rimessa là. Che cazzo è? Nostra panoramica, vedi? Che bella panoramica, non si vede niente. Minaccia. Oddio, in che senso? Si sono cazzati? Per quale ignobile motivo? Non riesco a capire perché si stanno incazzando. Vabbè. Riforniamo pure questo. Pienone da panico. E... beh, ne spippoliamo di più di questi e... Buonanotte. Facciamo più baracchini. O semplicemente facciamo un altro per andare a prendere i dinosauri. Buonanotte. Così almeno stiamo un po' più sicuri. Guarda questi con la gippina. Non va sfondato nessuna portiera? Non va bene così però, eh. Minimo qualche portiera va sfondata. Minimo. Se no non va bene. Bravi tutti. Oddio, in realtà ad alcuni sarebbe anche inutile andare a fare questo upgrade, perché insomma alcune bestioline tranquille che poi si stanno incazzate tutte. Non ho capito come che si incazzano. Allora, vedi, c'hanno tutti sta cosa del nessun dato sul comfort. Invio la squadra di guardia. Sì, però sti guardiani non fanno un cazzo niente, eh. E che cazzo è? Energia, allora, generatore, fornisce. Altro generatore. E questo sta bello carico. Non è abbastanza perché consumiamo sicuramente di più con quelle di livello 4. Però, sta di fatto che comunque il... Girala così. Siamo tornati a 2,92, quindi penso che sia il massimo fattibile per il momento. Sì, mi sa che dobbiamo prendere qualche altro dinosauro, perché forse adesso sono rientrati tutti nel cerchio magico. Ma non basta. Questi, come detto, sono incazzosi. Questo pure è discretamente incazzoso, ma noi non ce ne frega niente. Se gentilmente mi rimettete in ordine queste cose. Perché ora... Non basta neanche l'energia ancora? Pare di no. Beh, effettivamente sti cosi consumano, eh? Non vorrei di niente. La centrale più prepotente non la vogliamo fare. Vabbè, se la faccio qua comunque fa brodo, no? Direi di sì. Va bene, dai, signori, io direi che ci possiamo pure salutare per questa serata. Poi faremo sicuramente un'altra liveozza dedicata a Jurassic World Evolution 2. E... Ci manca pochino. Basta fare un'altra spedizione per prendere qualche altra bestiolina. La piazziamo. Aspetta che qua ci manca benzina. Sempre tutti a secco qua, eh? Molto bene. Sì, ci manca un'altra spedizione e buonanotte. E buonanotte. Comunque, noi per quanto riguarda le live, poi ci vediamo.